Ciao, bentornati sul canale, benvenuti ai nuovi iscritti. Oggi vi faccio vedere come realizzo io delle roselline in Fimo. Le ho fatte per poi andarle a montare su una collana e utilizzerò poi, comunque dopo vedrete tutto, una catena argentata che vi posso già far vedere. La catena argentata che andremo ad utilizzare è questa, e le roselline invece non ve le faccio vedere, ve le faccio vedere direttamente nel video. Quindi spero che questo piccolo video vi faccia piacere. Non so neanche se sarà così piccolo, perché devo montarlo ancora. Vabbè, che questo video vi piaccia, insomma. Bacio, non parlo più. Ciao! Ed eccoci qui, iniziamo a comporre le nostre roselline in Fimo. La prima cosa che faccio è preparare quelli che saranno i petali delle nostre rose, e basta fare delle piccole palline che vanno poi schiacciate sul nostro piano di lavoro. E poi invece, per fare, diciamo, il bocciolo, la parte interna della rosa, faccio una forma un po' più allungata, come si vede in questa immagine, e poi la vado ad arrotolare su se stessa in modo tale che rappresenti proprio il bocciolo. Intorno a questo pezzettino di fimo andiamo poi a mettere i petali che abbiamo precedentemente preparato. Ne avvolgo prima uno e cerco di dare una forma schiacciata alla parte in basso, ma dopo si vedrà molto meglio. Inserisco man mano i petali, cercando di dare anche un po' di movimento alla forma della pasta. Li metto tutti intorno, faccio più giri, e questo è sempre a discrezione, cioè soggettivo, comunque dipende un po' dalla grandezza che vogliamo dare alla nostra rosa. L'importante è che il petalo che andiamo ad inserire, diciamo, venga messo sempre più in alto rispetto al bocciolo. Vedete, io qua un po' ho allargato la pasta per dare un effetto un pochettino più naturale, e man mano vado a mettere anche gli altri petali. Un'operazione poi importante da fare è andare a tagliare il fondo della nostra rosa. Quindi prendiamo un taglierino, una lama, andiamo a tagliare, vedete? E poi, visto che nel mio caso dovrò utilizzarla come perlina di fatto, ho bisogno che sia forata, quindi prendo uno stuzzicadenti e lo faccio passare da un'estremità all'altra, proprio per andare a formare un foro. E qua abbiamo le nostre roselline terminate, già cotte nel fornetto a 110 gradi per una mezz'oretta, forse qualcosina di più. Purtroppo ho perso la clip, quindi perdonatemi. E ora le andiamo a montare su una collana, appunto. Quindi andiamo a prendere dei chiodini che andremo semplicemente a piegare come al solito, andrò a formare degli occhielli e poi ad inserirli nella catena che ho scelto. Just call on me to just call on me to you know.
Ed ecco qui il lavoro completato. Ho montato tutte le roselline, le 5 roselline sulla catena argentata, lasciando 3 maglie tra una rosellina e l'altra. Inoltre ho montato questo moschettone, che è un po' più grande rispetto a quelli che avete visto e che uso di solito, perché comunque su una catena di questo tipo quello piccolino proprio insomma non ci stava bene, tra l'altro sarebbe risultato parecchio scomodo. Come gli altri video vi faccio vedere, così è come sta, ecco, così bello, non si nota tanto perché sono vestita di blu. Comunque questo è l'effetto ed è la lunghezza, è una via di mezzo, non è né troppo lunga e neanche corta, perché con le rose così non ci sarebbe stata bene. E basta, spero che il video vi sia piaciuto e vi saluto come sempre, un bacio, ciao! Iscriviti al mio canale ed attiva la campanellina per non perdere novità e video.